Buongiorno, sono Francesco, ho 20 anni e lavoro da 6 mesi nel ristorante 2 Stelle Michelin di Cannavacciuolo, Villa Crespi. Questo lavoro ha moltissimi pro e moltissimi contro, come tutto il settore alberghiero, parlando sia di ricevimento, cucina, sala e pasticceria, in quanto si hanno ritmi totalmente diversi da qualsiasi altro lavoro. Perciò dobbiamo abituarci al fatto che quando i nostri amici che fanno qualsiasi altro tipo di lavoro hanno il giorno libero, noi lavoriamo proprio per far festa a loro. Però ci sono moltissimi pro che secondo me vanno a sovrastare questo contro e sono la continua soddisfazione personale e se c'è la passione, proprio l'amore per il nostro lavoro. La scuola avvicina molto gli alunni al mondo della scuola, al mondo, pardon, del lavoro, e aiuta tantissimo i ragazzi inizialmente a trovare un lavoro, ma ancora prima a capire la propria strada, quindi a fare chiarezza magari su quei dubbi che quando si entra all'alberghiero si possono avere, quali: mi piace il mondo della ristorazione ma non so se è la sala, se è la cucina piuttosto che la pasticceria o ancora il ricevimento. Io personalmente ero indeciso tra fare cucina e sala, che sono totalmente i poli opposti, però grazie sia ai professori sia all'ambiente che è circostante, quindi anche agli alunni, magari guardavo quelli di quinta quando sono entrato, ho capito che la mia strada sarebbe stata proprio quella della sala. E ringrazio tantissimo anche il fatto che la scuola mi abbia permesso di fare tantissime esperienze sia i weekend piuttosto che anche tutta durante le stagioni estive. Grazie appunto alla scuola ho provato moltissimi settori diversi, tipologie di ristorazione diverse, voglio dire, quali il ristorantino di paese piuttosto che il rifugio montano, piuttosto che la birreria o anche il ristorante di lusso, e si vedono moltissime differenze, quali l'ambiente, la formalità che ci vuole in un posto e la cordialità nell'altro, o anche proprio qualcosa di tangibile, toccabile con mano, ovvero magari nella trattoria i 150 coperti infatti in 7 persone, piuttosto che qua nella ristorazione di lusso siamo circa 20 persone in sala per 50 coperti, e c'è una grandissima differenza. Oltre a tutto questo, la scuola comunque propone sempre degli stimoli nuovi per coltivare la propria passione. Per noi di sala è stato il corso sommelier per tutti e tre i livelli durante il periodo scolastico. Infatti, prima ancora di uscire da scuola, prima di dare la maturità, io come altri miei compagni di classe abbiamo raggiunto il diploma di sommellerie, AIS, Associazione Italiana Sommellerie, coprendo tutti e tre i corsi. Ed è un'altra grandissima soddisfazione personale, proprio per la passione che abbiamo investito, ma anche proprio a livello economico. Comunque è stato abbastanza impegnativo, ma mi sta ripagando esperienza dopo esperienza tutto ciò. Oltre a questi progetti specializzanti, ci sono anche dei progetti che magari vanno nel mondo delle lingue, quali il PET e poi successivamente il FIRST per l'inglese, piuttosto che il DELF o quello che gli succede per il francese, per quanto riguarda la lingua francese. L'unica cosa che bisogna sapere entrando in questa scuola è che non bisogna entrare pensando di studiare poco,
perché è proprio un settore che porta allo studio, ma non solamente parlando di scuola, anche successivamente nel mondo del lavoro. C'è un grandissimo studio di tutte le materie prime, di tutti gli allergeni, tutte queste cose qua legate alla scienza degli alimenti, ma anche proprio tutte le innovazioni che vengono giorno dopo giorno come metodi di cottura, piuttosto che metodi di servizio in sala, eccetera. Perciò bisogna essere persone molto determinate, proprio perché bisogna reggere dei ritmi che non sono quelli di un normale lavoro d'ufficio, perché si sta 13 ore, 14, 15 ore in piedi e si fanno sempre sotto stress mentale. Perciò quello che consiglio è di entrare con la passione già dentro di sé, perché o comunque di essere ben predisposti a reggere dei ritmi non indifferenti.